Viticoltura sostenibile e innovativa. Questo è il tema principale di cui si è parlato giovedì 2 marzo a Valdobbiadene nell'auditorium Celestino Piva. Questa sera siamo qui al Palazzo Celestino Piva per parlare di sostenibilità nell'agricoltura e nello specifico sentiremo l'esperienza dei ragazzi del Cerletti, lo studio che hanno fatto sulla sostenibilità nell'agricoltura attraverso anche l'aiuto del Consorzio di Difesa del Territorio Provincia di Treviso, il CODITV, e questa sera ci illustreranno i risultati dei loro lavori. È un argomento veramente interessante, soprattutto alla luce delle sterili polemiche che stanno riempiendo i giornali in questi giorni. Siamo felici di ospitare qui a Valdobbiadene questo convegno perché è il momento e l'occasione per dimostrare che valiamo veramente e che il nostro territorio, oltre ad avere il prodotto di qualità a livello mondiale, è anche un prodotto che ha rispetto per la natura e per l'ambiente. Due gli appuntamenti che anticipano l'antica fiera di San Gregorio e che hanno come denominatore comune la sostenibilità ambientale e la tutela della salute e del paesaggio. Temi al centro dell'attenzione già da alcuni anni dell'antica fiera. Un connubio fra Fiera di San Gregorio e Loria, come viene strutturato questo scambio? Lo scambio viene strutturato che, visto la concomitanza dell'inaugurazione del stesso giorno, viene strutturato che i vivai di Bessica espongono un giardino in piazza Valdobbiadene e Valdobbiadene espone il Prosecco e la PPL, le piccole produzioni locali, a Bessica nel giorno della fiera. Fiera di Bessica, una particolarità della fiera completamente gestita dai volontari. Sì, siamo 11 volontari. Tutti del paese di Bessica, nessuno di noi opera nel settore florovivaistico, però la cosa che ci accomuna è la passione di lavorare tutti insieme per il paese e di far sì che la manifestazione funzioni. Insomma, i due giorni della fiera di Bessica sono per noi sintomo di orgoglio e di soddisfazione, diciamo, ecco, un paesetto di 3.000 abitanti che arriva a fare in due giorni 90.000 presenze non è da tutti. Il secondo appuntamento è previsto per giovedì 9 marzo dal titolo Quando il vino racconta la vigna, la biodiversità come risorsa.